Anche la fotografia si è ritagliata uno spazio importante grazie alla toccante mostra di Valerio Contini, intitolata Borovliani. Gli scatti, realizzati nella periferia di Minsk, ritraggono il reparto oncologico pediatrico dell'ospedale che dà il nome alla mostra e fanno parte di un progetto di più ampio respiro riguardante il disastro nucleare di Chernobyl. Abbiamo appena visitato la mostra inserita in Isole che parlano di Valerio Contini. Cosa spinge un giovane fotografo a documentare una realtà difficile ma apparentemente lontana come Chernobyl? Prima di tutto la curiosità e dopodiché la volontà di tentare di capire che cosa è accaduto all'interno, immediatamente dopo il disastro nucleare di Chernobyl e la situazione che si sta vivendo ancora nei territori contaminati dal disastro nucleare. Una cosa che bisogna ricordare è che nel 92 c'è stato un altro piccolo incidente a Chernobyl, nel reattore numero 2, che in Europa praticamente è passato completamente inosservato. Quindi il territorio di Chernobyl e soprattutto poi la Bielorussia, che è stata molto contaminata dopo il disastro nucleare, continuano a vivere, a soffrire di questo disastro. E quindi avevo questa curiosità, questa volontà di capire esattamente come siano le cose in quei territori. E io, niente, continuerò anche a breve a continuare a viaggiare in quei territori e tentare di documentare delle altre parti relative a questo disastro. Come si amalgama la documentazione di questo tipo di carattere fotografico con un festival che mette insieme il teatro, le arti sceniche, la musica naturalmente e quindi anche la fotografia? Beh, non vedo nessun problema a mettere una fotografia di questo tipo, soprattutto fotografia documentaristica, di reportage, come la si voglia chiamare, fotografia di protesta, all'interno di un festival dove ci si diverte. Cioè, ci sono due elementi che possono viaggiare su due binari paralleli e andare, secondo me, assolutamente d'accordo. Quindi io ringrazio Nanda, ringrazio Paolo, ringrazio tutto il festival che mi ha dato questa possibilità. E spero che continuino tra l'altro a lavorare su questi progetti, cioè di dare la possibilità dei giovani fotografi, alcuni dei quali sconosciuti come sono io, di mostrare il proprio lavoro. Poi spazio alla musica. Ad aprire le danze è stato Adriano Ru a Cala Martinella con la performance Risacca. Subito dopo è quella Shark, una band inglese che ha proposto una sintesi musicale dal sapore tipico degli anni Ottanta. E ancora Riccardo Lai e Gavino Murgia, Abagar Quartet, Asia Losinger e tanti altri ancora. Traigo mango, disco, quello que le gusta a usted. Pa, 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 pa.